Allora, buongiorno e benvenuti qui allo Sport Center Le Gemelle. Questa mattina si andranno a affrontare per il campionato di promozione seconda giornata di andata Sport Center Le Gemelle Lanciano contro il Centro Nuoto Sulmona. Questa mattina io mi presento, sono Gino Laparini e sarò affiancato per un commento tecnico d'eccezione da Antonio Iasci, ok? Attenzione, intanto subito possiamo vedere subito prima rete per il Sulmona che passa in vantaggio. C'è stato un fallo grave, quindi adesso il giocatore avversario è sul dischetto e segna, quindi il Sulmona passa a due. Raddoppio quindi del Sulmona, bene, bene così. Dio. Allora, ogni squadra ha a disposizione 30 secondi per effettuare l'azione di gioco, come nella pallacanestro, al termine allo scadere del timer la palla passa automaticamente agli avversari. Intanto c'è un altro punto segnato dal Sulmona che si porta a tre lunghezze di vantaggio, 4 tempi da 8 minuti effettivi. Nel frattempo altra rete segnata dal Sulmona, ma ragazzi, noi ci crediamo. Sì, assolutamente, la partita è all'inizio, non c'è bisogno di demoralizzarsi. Questo è nella prima fase c'è uno studio da parte delle squadre e assolutamente non è ancora detta l'ultima parola, siamo soltanto al primo tempo e la partita è ancora tutta da giocare. Bene, allora vediamo intanto che c'è un'azione che parte dalla difesa. Alessio, avete voi durante la settimana avete qualche schema particolare, ovviamente non da svelare, ma vi fissate o studiate particolarmente qualche azione? Sì, ovviamente qualche schema, attenzione, un altro gol. Ovviamente qualche schema ce lo fissiamo per in difesa soprattutto, per ripartire in attacco più vantaggiosi. Però comunque gli schemi sono i soliti. Pressing, via dicendo. Tanto c'è un altro punto segnato dal Centro Nuoto Sulmona con un pallonetto, se mi concedete il termine. Sì, assolutamente, purtroppo l'azione di gioco gestita dal Lanciano non è stata portata a termine, quindi la squadra del Sulmona ha sfruttato per rientrare il prima possibile in attacco, trovando spiazzata la difesa, e il portiere non ha potuto fare altro che uscire, e questo ha portato il giocatore avversario a fare un pallonetto e quindi ha trovato la rete. Nel frattempo, io osservando le azioni di gioco, che come abbiamo osservato già in precedenza sono veramente molto rapide, posso osservare anche che credo che la pallanuoto sia uno degli sport oltre più completi anche più difficili da praticare. Antonio? Soprattutto dal punto di vista fisico serve una preparazione non indifferente, perché a differenza di molti altri sport c'è veramente un contatto fisico importante sia sopra l'acqua che sotto l'acqua. Quello che magari lo spettatore non vede, sott'acqua c'è veramente un contatto forte ai limiti delle regole di gioco, e soprattutto anche dal punto di vista tecnico c'è uno studio degli schemi e ci deve essere molta coesione tra i vari elementi della squadra. Che perché io posso fare una piccola osservazione nel mio piccolo presente di nuoto, io per quanto mi riguarda posso immaginare quanto sia difficile già facendo una semplice scuola a nuoto senza palle e senza altri gesti tecnici. Attenzione, c'è il punto! Punto, punto, punto anche per Sport Center Le Gemelle. Dai che ci siamo, forse ce la possiamo fare. Alessio? Fino ad ora vedo comunque sempre molti errori in difesa, tra passaggi specialmente in attacco e anche espulsioni, visto che il numero 6, Michele, è stato espulso nel giro di un minuto due volte, rischia l'espulsione diretta se fa un altro fallo grave. Ogni tanto siamo sospesi con le parole perché siamo ovviamente presi dalle azioni. Cosa ha indicato l'arbitro? Siamo in vantaggio di un uomo. Ora ha chiamato il time out il mister. Bene, bene, time out. Bene, time out a parte del mister. Quanto durano i time out? Il time out dura 30 secondi e può essere chiesto una volta per tempo da entrambe le squadre.
Ovviamente il time out non viene chiesto a caso, ci si cerca di sfruttare comunque il momento. In questo caso viene chiesto dalla nostra squadra perché siamo sul più uno, quindi un elemento della squadra avversaria è al pozzetto perché è espulso per fallo grave. Abbiamo chiesto il time out per cercare di gestire al meglio il momento e gestire lo schema e gestire al meglio l'azione. Riparte l'azione. L'arbitro fischia e si riparte. Al termine del time out la squadra, che in questo caso era in fase di attacco in possesso palla, ossia il Lanciano, si posiziona già nel metà campo avversaria, mentre il Sulmona si schiera già in difesa. La palla viene restituita al portiere che si appresterà a lanciarla in zona d'attacco. Ecco, come abbiamo visto c'è appena stato un fallo. Uno sport davvero, ragazzi, molto veloce, uno sport molto, delle azioni molto rapide, e come abbiamo già osservato in precedenza non è affatto semplice seguire tutte le azioni, ci sono dei cambi di versante molto 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 rapidi. Altro punto intanto del Sulmona, è il primo quarto di gioco, quindi bisogna stare molto attenti soprattutto alla fase difensiva, come ci dicevi prima, una fase che cercate di studiare, anche perché Antonio, per chi non lo sapesse, questo centro l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, questa squadra l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, quindi l'anno passato è stato un anno di stallo per questa squadra. Purtroppo sì, l'anno scorso abbiamo avuto vari problemi con la gestione passata della piscina, ci sono stati alcuni problemi, soprattutto a livello burocratico legale. Questo ci ha costretti perché in quel periodo ero ancora in squadra, ci ha costretto a fermarci per non pochi mesi. Questo sicuramente ha influenzato negativamente sulla stagione, che è stata sospesa. Tutto il nostro campionato è stato sospeso perché non siamo stati gli unici, come noi anche la piscina di Pescara ha subito bene o male gli stessi problemi, e si spera che quest'anno, con una nuova gestione, sia per noi che per gli amici pescaresi, di non avere problemi in merito. Ovviamente tu hai accennato a una questione anche di continuità, e come in tutti gli sport, soprattutto in uno sport come questo, dove bisogna stare attenti a una parte tecnica e atletica, non è semplice perdere continuità e poi ricominciare. Assolutamente no, perché comunque, come si può vedere, è necessaria un'importante preparazione atletica, ma soprattutto schematica, mentale e di studio del gioco. Quindi, voglio dire, anche qualche allenamento perso, qualche allenamento non fatto con la propria squadra, sono comunque tasselli mancanti che nel periodo di gioco, in fase di gioco, si sente, fa sentire la differenza tra una squadra che si è allenata, che ha le spalle a schemi e tante vasche, e una squadra che purtroppo per vari motivi non ha potuto fare il proprio lavoro. Secondo quarto di gioco che riprende. Alessio, cosa ti aspetti dalla tua squadra in questo secondo quarto? Mi aspetto più passaggi precisi e più conclusioni. Attenzione, intanto il numero 10 ci prova ma viene respinto dal portiere. Mi aspetto sicuramente più passaggi precisi e più tiri concretizzati. E meno errori in difesa, sicuramente. Bene, intanto riparte l'azione. Come osservavamo, Antonio, prima di partire con le riprese, e si cambia campo dopo il secondo quarto di gioco. Sì, quindi i primi due quarti il campo rimane lo stesso, nel terzo quarto le squadre si invertono. Cosa ha fischiato l'arbitro? Aiutateci a capire. Allora, l'arbitro ha fischiato un fallo semplice, volgarmente detto palla sotto, quando il giocatore porta la palla al di sotto del livello dell'acqua, spingendola come per nasconderla, o comunque non forzato da nessun altro. In questo caso è un fallo semplice, quindi non comporta espulsione. Bene, io intanto cerco di essere la voce di chi come me non è molto esperto in questo sport. Intanto vi ringrazio sia Antonio che Alessio per essere qui stamattina ad aiutarmi e a farci questo commento tecnico che ci possa aiutare a apprezzare meglio questa esperienza.
L'entusiasmo è tangibile, sicuramente qui nessuno ha voglia di mollare, la partita è molto accesa nonostante il risultato che possa sembrare abbastanza crudo, ma qui non si molla, il gioco è molto veloce, continui cambi di velocità, continui cambi di gioco di versante e ancora un altro punto segnato dal Sulmona. Riparte l'azione. Alessio, se tu ora fossi lì in campo, che cosa faresti? Beh, da solo non puoi fare molto se non hai una squadra che ti aiuta, però sicuramente sarei molto di più in difesa, perché vedo molto che non tornano a difendere, cioè non nuotano, quindi ecco, un punto per noi almeno, quello fa così. Sicuramente tornerei in difesa di più, perché comunque abbiamo la maggior parte dei gol presi sono per uomo e meno in difesa. Quindi disattenzioni difensive. Sì, anche fisicamente si vede che non tutti sono preparati in modo giusto. Però possiamo dire anche che questa è solo la seconda partita di andata, quindi c'è ancora molto tempo per migliorare. Sì, questo sicuramente. Ci sono ancora 3-4 mesi prima della fine del campionato, quindi da un mese all'altro cambia tutto. Quindi c'è ancora tempo per rodare il fisico, magari da quello che qualcuno mi ha accennato prima della partita ci sono anche dei giocatori nuovi, quindi la squadra sostanzialmente è nuova, la squadra è nuova, è composta da giocatori di diversi paesi. La squadra sì, è stata rinnovata, abbiamo acquistato alcuni giocatori del Pescara, altri come il nostro allenatore sono in campo per cercare di dare supporto. Come faceva presente Alessio, la preparazione fisica è fondamentale su questo sport, soprattutto in queste categorie dove non c'è un'omogeneità di età e di livelli. In campo possiamo trovare un'ampia fascia di età e sicuramente questo fa la differenza, poiché come ci possiamo rendere conto, prendere una ripartenza perché comunque ci sono membri della squadra avversaria con ottime capacità natatorie che riescono a superare in velocità i membri della difesa, sicuramente porta un valore aggiunto alla squadra. Ricordiamo che questo è il campionato di promozione Serie D, siamo in Serie D, questo è il primo anno per la nostra squadra di Lanciano giocare in Serie D. L'anno scorso abbiamo giocato per l'Under 17, sicuramente un'esperienza nuova, non ci aspettiamo, parlo a nome della squadra ovviamente da ex atleta, non ci aspettiamo assolutamente di vincere il campionato o quale grosso risultato, ma comunque è una novità, è un'iniziativa, è un mettersi in gioco per una squadra che in passato non è riuscita a fare campionato, una squadra che in passato ha avuto problemi, quindi si fa quel che si può e si cerca comunque di entrare il prima possibile in questo mondo e avvicinarci ai livelli più alti. Ovviamente il senso di sfida è importante, tanto c'è Napoli che intercetta un'azione, ma c'è un fallo nel frattempo. Fallo a favore nostro perché il giocatore avversario ha scavalcato il giocatore in maniera fallosa, quindi la palla è stata restituita a Lanciano che si trova in fase di attacco e segna portandosi sull'8-3. Questo è il secondo quarto. Riparte l'azione, Alessio, non è impossibile però riprenderla. Non è impossibile riprenderla, però ovviamente se si fanno gol devi anche scoprirti in difesa, quindi c'è bisogno di stare attenti comunque in difesa. Tipo adesso abbiamo avuto fortuna, è una ripartenza nostra, e vediamo se si riesce a concretizzare. Colavitto porta palla, l'azione è rapida. Attenzione, poi qui non ci potete vedere inquadrati, ma quando non sono al microfono Alessio o Antonio ai miei fianchi si sbracciano, è come se volessero entrare in campo ad aiutare i loro compagni di squadra. Comunque uno sport davvero molto interessante da seguire molto più vicino, peccato che in Italia non è così seguito. C'è un'azione di gioco ancora in avanti, il Sulmona che si porta sul 9-3. 9-3, secondo quarto di gioco, però è vero che magari, come tu osservavi,
le gemelle hanno una preparazione fisica diversa dal Sulmona, ma non è detto che anche Sulmona non possa calare nei vari quarti. Assolutamente, molto spesso accade appunto che ci sia il calo prestazionale di una delle squadre in campo, non è difficile aspettarsi né impossibile una rimonta anche negli ultimi due quarti. Intanto la situazione favorevole per il Lanciano a causa di un'espulsione per fallo grave nelle file del Sulmona ci porta sul 4-9. Come stavo dicendo, è normale aspettarsi un calo fisico perché comunque la squadra si sente superiore, cerca di dare il massimo senza fare i conti con la fatica. Questo potrebbe far parte anche di una strategia di gioco della squadra in fase magari di difesa per i primi quarti, quindi è ancora tutto da vedere. Alessio, vogliamo spendere due parole per il tuo compagno di squadra, il numero 5. Intanto Sulmona si porta su 10-6, vogliamo spendere due parole, 10-4, perdonatemi. Vogliamo spendere due parole per il numero 5, Gabriele Napoli, che quest'estate ha avuto un incidente e adesso già lo rivediamo in vasca? Sì, Gabriele, saputo la notizia che si era fatto male dopo l'incidente quest'estate, sicuramente tutta la squadra ci siamo rimasti un po'. È tornato verso dicembre a riallenarsi, non con noi completamente, però da un mese a questa parte anche fisicamente è molto migliorato, specialmente dopo che va praticamente quasi tutti i giorni in palestra e segue anche una dieta calorica speciale per riprendere molta massa muscolare. Siamo felici di rivederlo già in vasca, voglio dire, dopo il brutto accaduto che ha passato quest'estate, quindi siamo felici per Gabriele, numero 5, ricordiamo, il Sport Center Le Gemelle. Tanto le azioni continuano veloci, c'è l'arbitro Antonio che fischia di continuo. Per me che non sono molto avvezzo a questo sport, è molto strano vedere tutte queste interruzioni di gioco, eppure al contempo il gioco scorre davvero in maniera molto rapida. Assolutamente sì, perché nella pallanuoto, a differenza di altri sport, ripetiamo, ci dividono in falli semplici e falli gravi. Il fallo grave può comportare, anzi comporta l'espulsione del giocatore, mentre il fallo semplice non richiede alla fine nessuna pausa particolare, in quanto il gioco riprende molto velocemente dal momento in cui viene fischiato il fallo. Basta semplicemente effettuare il passaggio o comunque toccare e avanzare con la palla, quindi non c'è una fase di arresto totale del gioco. Tanto io continuo a ringraziarvi perché siete i miei angeli custodi stamattina e mi state insegnando davvero molte molte cose. Riparte il gioco, 4-10 per Sulmona e c'è un altro fallo. Sì, assolutamente, sempre fallo a favore del Lanciano. In questa situazione possiamo vedere come viene disposto lo schema, ossia palla al centro boa. Il centro boa è quella persona più vicina al portiere che ha sia il compito di attirare a sé i difensori, cosa molto importante per dare la possibilità agli esterni di tirare, e cerca di intercettare le palle a centrocampo. Poi a fianco al centro boa sono posizionati gli esterni e più vicino, quindi al centro del campo. Bene, intanto è finito il secondo quarto di gioco con il risultato di 4-10. Parte il terzo quarto di gioco, palla per Sulmona. Alessio, 10-4, cosa ti aspetti la tua squadra adesso? Ripeto, adesso sicuramente le due squadre sono anche più fisicamente stanche. Aspetto anche dei cambi ovviamente da parte nostra, visto che in panchina abbiamo alcuni ragazzi dell'Under 17 che sono stati convocati, quindi mi aspetto appunto che vengano messi dentro l'acqua per casomai cercare di cambiare un pochino. Attenzione al che gol del mister! 5-10 per il Sulmona intanto. Come detto, mi aspetto che ci saranno dei cambi, diciamo, innesti più freschi in confronto. Intanto colui che ha segnato è l'allenatore nonché capitano della squadra delle gemelle, dell'Under 17, Matteo Costantino, che ha giocato pure in Serie A da giovane, se non mi sbaglio, al Pescara pure, quindi sicuramente è un bel bravo giocatore comunque. Ottimo, nel frattempo a microfoni spenti stiamo osservando, a proposito della mia osservazione, che
in Italia la pallanuoto non è molto seguita, che la nazionale ha vinto il campionato del mondo? Sì, quest'estate ha vinto i mondiali e una settimana fa negli europei è stata eliminata al quarto posto, è arrivata l'Italia, perdendo contro il Montenegro, che diciamo che è un po' la Germania della pallanuoto, calcisticamente parlando. Bene, bene. Continuano le azioni imperterrite, veloci. Questo sport è veramente davvero molto 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 provante a livello fisico, ma tanto io sto cercando di capire che cosa sta succedendo. Che cosa succede, Antonio? Tiro da parte del nostro giocatore numero 2, la palla è finita fuori per deviazione del portiere e quindi ci siamo guadagnati un fallo laterale. Il fallo laterale si guadagna quando c'è la deviazione da parte del portiere nel fondo, mentre nel caso in cui la palla venisse toccata da un giocatore che non è il portiere non ci sarà fallo laterale. Bene, grazie Antonio, ti continuo a ringraziare. Quindi c'è Capitan Costantino che riprende palla, osserva l'azione, c'è Alessio qui vicino a me che non si mantiene per le emozioni. Se potesse essere in campo Alessio, io lo vedo qui vicino a me. Azione di gioco da parte del Sulmona vicino alla rete di nuovo e ancora un punto, 5-12 risultato attuale, appena aggiornato. Altra azione di gioco, altro contropiede, si chiama anche qui contropiede? Sì, purtroppo un altro buco nella difesa, il nostro giocatore numero 2 Vittorio Colavitto si è ritrovato da solo a dover gestire due persone che sono appunto rientrate in zona di attacco, superando appunto in velocità la difesa, e quindi c'è poco da fare in questa situazione. Adesso palla, peccato, una buona azione per il Lanciano che guadagna comunque fallo, rimane in possesso della palla, può continuare l'azione d'attacco e purtroppo il Sulmona ha appena recuperato palla e niente, purtroppo cambi di azione continui molto molto rapido come gioco, però io da quel poco che posso capire, da quel poco che ho visto in questi primi tre quarti di questa mattina, ho notato che è davvero molto facile lasciare o comunque fare dei buchi in difesa. Sì, purtroppo come dicevamo prima, la preparazione fisica soprattutto a questi livelli in cui non c'è omogeneità di età di preparazione tra le squadre, è facile trovare anche un singolo componente della squadra più veloce o comunque che dimostra una maggiore preparazione fisica, e ripeto, anche un singolo può fare la differenza. Una ripartenza, uno scatto permette di lasciare il giocatore da solo, scartare la difesa e trovarsi a tu per tu con il portiere, e inevitabilmente la maggior parte delle volte si va al segno. Una delle poche regole che ho capito, che non conoscevo, vi dico la verità, perché mi sono avvicinato da praticamente questa mattina a questo sport, è che non si può prendere la palla con due mani. Intanto c'è il punto delle gemelle che accorcia le distanze e si porta a 6-12. Ho capito guardando diverse azioni che non si può prendere la palla con due mani. No, la palla non può essere bloccata con due mani, comporta comunque un fallo lieve. A tranne ovviamente il portiere è l'unica figura in campo che può bloccare la palla con due mani e che può portarla al di sotto del livello dell'acqua, perché anche in quel caso sarebbe fallo. Per un altro giocatore sarebbe fallo. Per un altro giocatore assolutamente sì, all'interno del gioco. Abbiamo assistito ad un rigore concesso per fallo grave, per trattenuta, in quanto un giocatore del Lanciano è stato spinto esageratamente sotto il livello dell'acqua in maniera troppo aggressiva, è stato concesso un fallo grave. A differenza di altri sport, nella pallanuoto il fallo può essere ricercato, ma non in maniera negativa come magari attraverso simulazioni, come può accadere in altri sport, ad esempio calcio, ma il fallo fa parte appunto dell'azione di gioco, spesso viene ricercato per cercare
di dare la possibilità alla propria squadra di salire o comunque di prendere palla, e fa parte, ripeto, del gioco, quindi un fallo non è un qualcosa da vedere negativamente. Magari anche per respirare, mi viene da pensare, anche perché con questi continui cambi di gioco e di velocità c'è anche bisogno di respirare. Intanto Sulmona allunga ancora le distanze portandosi sul 13-6. Bisogna anche respirare, qualche volta potrebbe essere che un fallo viene cercato per tirare un po' il fiato. Certo, comunque parliamo di uno sport in cui i ritmi sono molto veloci e anche qualche secondo per poter prendere la propria posizione o comunque guardarsi un attimo intorno, perché anche questo è l'errore, spesso non si vede, non si riesce a studiare bene la situazione di gioco, rimane un compagno magari libero, si sceglie una conclusione che magari non è la più conveniente, e il fallo sicuramente può aiutare a prendersi una pausa tattica e inquadrare bene la situazione. Grande tiro dall'esterno, dal numero 12 del Lanciano, siamo sul 7-13. Beh, non è un risultato. Io penso che si possa ancora, tra virgolette, sperare. Non mi piace usare questo termine, ma c'è ancora tanto tempo per poter provare quantomeno ad accorciare ulteriormente le distanze, Alessio. Sì, sicuramente si possono accorciare le distanze. Vincerla senza subire, cioè fare sorpassare l'avversario senza subire gol, è sicuramente difficile, però. Comunque una bella partita, anche giocata bene, molto, molto bene la nostra squadra, che sta facendo moltissime azioni, che purtroppo non sempre vanno a conclusione. E questo è anche il motivo del perché le partite molte volte vengono perse, anche se si fanno molti più tiri dall'avversario. Grazie per questa tua delucidazione, soprattutto per quelli come me che ne sanno ben poco. Intanto c'è di nuovo un cambio di gioco, un cambio di versante, probabilmente c'è un fallo, Antonio? Sì, altro fallo semplice, ora la palla è finita fuori, non ho visto bene un attimo l'azione, ma comunque sì, il possesso è ritornato al Sulmona, sempre cambi ritmi veloci dall'attacco del Lanciano, questo è il centro boa, ha cercato un attimo di scostarsi e tirare, espulsione, quindi uomo in più per il Sulmona. La palla tornerà al Sulmona, che gestirà questa fase di attacco con un uomo in più. Abbiamo osservato che ci sono 4 quarti da 8 minuti, ma sono 8 minuti effettivi. Questo vuol dire che ogni qualvolta l'azione si ferma, il tempo si ferma. Intanto c'è un altro punto segnato da parte del Sulmona, che si porta sul 14-7. Comunque in questo momento il Sulmona è ripartito in attacco. Vediamo cosa fa. Tanto Napoli che fa un fallo avversario. Pubblico in delirio da una parte e dall'altra. C'è stata un'azione con un tiro non apprezzato da tutti. E ancora una rete che questa volta mette tutta la tifoseria del Sulmona d'accordo con grandi applausi. Il risultato quindi aggiornato è 7-15. Probabilmente siamo sul finale del terzo quarto di gioco. Le gemelle non mollano, ripartono, anche se adesso sembrano aver tirato un po' il fiato. Sì, indubbiamente dal punto di vista del Sulmona c'è una superiorità fisica e sia come giocatori sia come prestazioni dovute ad allenamento. Ovviamente parliamo del Sulmona, che è una squadra che non è nata ieri, ma che alle spalle ha una sua storia nella pallanuoto, sicuramente meno recente della nostra Lanciano, quindi non possiamo fare altro che comunque mettercela tutta in ogni caso, indipendentemente dall'avversario che abbiamo all'altro lato, e dare il massimo. Intanto c'è ancora un rigore, se non sbaglio, Alessio. Un rigore per il Sulmona, in questo caso, che potrebbe portarli sul 16-7. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Punto ancora del Sulmona, che si porta appunto sul 16-7. Beh, comunque Antonio, come osservavi tu, nonostante il Sulmona abbia una storia diversa e questa mattina soprattutto una prestazione
e una prestanza anche fisica e tecnica diversa, questo non deve essere un motivo per le gemelle per abbattersi, anzi deve essere un motivo per migliorarsi. Assolutamente sì, bisogna comunque interpretare la partita in un certo modo, bisogna essere consapevoli soprattutto delle proprie capacità e di chi si ha davanti, non bisogna lasciarsi scoraggiare, perché nel lasciarsi scoraggiare non c'è miglioramento, bisogna sempre dare il massimo indipendentemente dall'avversario, e altrimenti non... Non sarebbe questo lo spirito giusto, quindi in ogni caso si dà sempre il massimo. Qua purtroppo un nostro giocatore viene espulso per fallo grave da ultimo uomo, questo vuol dire che non potrà più rientrare, verrà sostituito da un elemento in panchina, ma il numero 8 del Lanciano non potrà più entrare in campo. Perché la prima volta che, tra l'altro, non vorrei dire cose errate, è la prima volta che vedo un cartellino rosso per questa partita, nonostante ci siano state diverse espulsioni? Sì, l'espulsione, ripeto, come fallo lieve non c'è nessuna espulsione, mentre il fallo grave può comportare un'espulsione da pozzetto, quindi il giocatore espulso per 20 secondi si posiziona all'interno del pozzetto, mentre il fallo ancora più grave, come in questo caso da ultimo uomo con pressione fisica troppo aggressiva, può portare una espulsione totale del giocatore, che non potrà più rientrare in campo ma dovrà essere sostituito da un altro giocatore. Ovviamente non si può verificare una situazione di deficit numerico come in altri sport, il numero degli elementi in campo rimarrà 7, semplicemente il giocatore non potrà più avere chance. Verrà sostituito da un altro, ma quello non potrà rientrare più. Intanto è finito il terzo quarto di gioco, ormai sembra almeno che la partita sia abbastanza già definita per quanto riguarda il livello di risultato, come Sulmona ha impostato la partita già dal primo quarto, dal primo minuto, intanto segna un'altra rete. Ma ripeto, voglio dire, non per giustificare nessuno, ma il Sulmona rispetto alla nostra squadra vanta sicuramente preparazione e capacità anche tecniche maggiori, quindi ripeto, che sia tutto tutto fa brodo, come vogliamo dire, dal punto di vista dell'esperienza e della crescita è una componente importante. Ovviamente fine partita, in sede di allenamento verranno rivalutati schemi, quali sono stati gli errori, e si cercherà appunto di evitarli nelle prossime partite. Alessio, per quanto riguarda il mio punto di vista, mi viene da dire che Colavitto, il numero 2 delle gemelle, sia uno di quelli che non molla mai, soprattutto in una di queste partite dove il risultato è abbastanza pesante. No, Vittorio è un ragazzo che non molla mai in qualsiasi caso, anche se stiamo perdendo, anche perché comunque fisicamente lui è molto, diciamo, come si può dire, è preparato fisicamente. Però è un ragazzo che proprio mentalmente non molla mai a prescindere. Ci sono state volte che gli altri anni, in altri campionati di Under 17 o Under 20, usciva dall'acqua completamente rosso come un peperone, perché stava tutti e quattro i tempi in acqua, non mollando mai, mai chiedendo di uscire, a meno che non stesse proprio malissimo. Quindi non molla proprio mai. Che perché è un ragazzo molto giovane, di appena 18 anni, quindi... Complimenti con la Vitto, che non molli mai. Intanto 7-19 il risultato attuale. Antonio, si può definire un risultato giusto o bugiardo? Ovviamente ci dobbiamo affidare a quello che abbiamo visto, a quella che è stata la partita. Non possiamo non dare merito a chi appunto ne merita, è sicuramente un risultato giusto. In vasca la differenza si è sentita da tutti i punti di vista, quindi non ci possiamo appellare a nessuno scusante, il risultato è giusto. Quindi abbiamo visto che appena colpita la traversa, per dire sono qui, sono tornato e faccio tutto quello che c'è da fare per la squadra, nonostante il risultato non aiuti, anche e soprattutto emotivamente, anche Napoli non molla, come tutta la squadra, e comunque sia, nonostante il risultato continua a provare
a segnare altri punti e non vuole tirare il remo in barca, nonostante il fisico magari adesso stia mollando un po'. Mollare non fa parte della strategia dei vincenti, indipendentemente del risultato, ripeto, bisogna dare sempre il massimo, altrimenti si rimarrà sempre sullo stesso punto. Quindi qualsiasi cosa fa esperienza e non bisogna mai mollare fino a quando l'arbitro non fischierà la fine del quarto tempo. Anche perché mi viene da dire, soprattutto in uno sport come la piscina, nel frattempo c'è il ventesimo punto intanto per Sulmona, che si porta appunto sul 20-7. Uno sport, scusatemi, non come la piscina ma come la pallanuoto o comunque come il nuoto in generale, prendi fiato e ricomincia, perché bisogna poi ricominciare e non mollare mai. 27 è il risultato attuale, quarto di gioco di questa seconda partita di campionato di Serie D, o anche promozione, ho letto tra le varie distinte. Napoli si immola questa volta, nega la gioia del gol al Sulmona. Intanto stavo vedendo che stavate facendo dei gesti un po' strani, perché il portiere probabilmente ha trattenuto la palla per troppi secondi, Antonio? Sì, diciamo che c'è un limite entro il quale il portiere può effettuare la rimessa, e ovviamente non tutto viene fischiato, non tutto viene visto, ripeto, molto accade anche sott'acqua. Purtroppo la pallanuoto non è uno sport simulato, bensì uno sport vero, molto vero, dove sì, si cerca il fallo, ma per bisogno tecnico. E niente, per fortuna siamo riusciti a riprendere palla e ad andare a segno, grazie al nostro Vittorio Colavitto, calottina numero 2, e adesso la palla ripassa al Sulmona. Colavitto che stavamo tanto elogiando qualche secondo fa, intanto Sulmona riparte. Sulmona che tra l'altro non sembra voglia fermarsi, Alessio. No, non si fermerà, cioè non si vuole fermare, anche perché comunque non è che se sta vincendo di... Comunque 12 punti di vantaggio non significa di certo che non deve giocare per segnare ancora di più. Comunque c'è stato un crollo fisico, o se no più che mai mentale, da parte del Lanciano, visto che solo in questo tempo abbiamo subito svariati gol. Guardate che forza Colavitto, ragazzi, io di questo sport non ne so nulla, ma è davvero impressionante la sua forza di volontà e la sua tenacia. Traversa, sfortunato in questa occasione, si sta facendo carico di tutta la squadra con la vittoria, probabilmente, da quello che ne posso capire io, Antonio. Sì, purtroppo il calo fisico da parte di alcuni membri della squadra è netto, è chiaro, e ovviamente nel quarto, negli ultimi momenti di gioco, resiste appunto chi può vantare una maggiore preparazione fisica, e sicuramente Vittorio Colavitto è uno tra quelli. Palo per le gemelle. Durante un'azione di gioco il cambio, cioè quando bisogna fare un cambio, il giocatore si va a preparare al pozzetto per poi azione ferma e rete. Oh! Ecco. Alessio ci ha fatto notare che la palla era entrata e ha prevalso un po' l'emozione. Comunque dicevamo che quando bisogna fare un cambio durante un'azione in movimento, dalla panchina si bisogna posizionare nel pozzetto e non entrare subito durante l'azione, quindi stufarsi, se no appunto vieni espulso o crei problemi di controfallo alla squadra. Antonio, mi viene da osservare che il banco degli arbitri lì, dato che ha appena portato all'attenzione che c'è stato un fallo in una porzione di gioco, c'è una porzione di campo, scusatemi, di vasca non osservata, mi fa pensare alla VAR del calcio, perché loro vanno a osservare quei punti in cui l'arbitro magari in quel momento non sta osservando. Esatto, comunque la loro competenza è quella di osservare il gioco e di supportare l'arbitro, oltre che di tenere il punteggio. Magari a differenza dell'arbitro fanno un po' più attenzione a componenti che non fanno parte direttamente dell'azione di gioco, come appunto il cambio che deve avvenire tramite pozzetto,
per non far verificare la superiorità numerica, perché altrimenti si rischierebbe di avere 8 giocatori in campo, anche se durante il cambio comunque possono interferire, anzi interferiscono durante la fase di gioco, e questo non è possibile. A gioco fermo il cambio può essere effettuato tranquillamente senza passare dal pozzetto, quindi è anche importante la figura dell'arbitro da tavolo. Ancora intanto un altro punto da parte di Sulmona, che si porta sul 21-9. Ripartono le gemelle, c'è un altro fallo. Antonio qui vicino a me è incontenibile, voi non potete vedere quello che sta succedendo qui anche tra il pubblico, che nonostante il risultato nessuna delle due tifoserie molla. C'è un altro fallo, sembrava quasi un gol, ma Alessio, cosa è successo? È successo il fallo dell'ultimo uomo e il numero, non vedo il numero, numero 9 del Lanciano ha fatto un fallo da dietro sull'ultimo uomo, appunto, e quindi l'arbitro ha segnato il calcio di rigore, appunto. Quindi assegnare rigori non è così raro in questo sport? No, ripeto, soprattutto in caso di falli gravi da ultimo uomo, comunque in zona di tiro nei 5 metri, il fallo nei 5 metri, un fallo grave nei 5 metri comporta l'assegnazione del rigore e l'espulsione del giocatore. Intanto vediamo che l'arbitro, da quello che ho capito, se ho capito qualcosa di quello che mi avete spiegato stamattina, appena espulso un giocatore che deve essere sostituito da un altro? Seconda espulsione nelle file del Lanciano, quindi il Michele Pellegrino Calottina numero 9 non potrà più entrare in campo, espulsione segnalata sempre dal tavolo della giuria, che comunque tiene conto del numero di falli complessivo all'interno della partita. Un fallo del genere quindi ha portato all'espulsione definitiva del secondo giocatore nelle file del Lanciano. Intanto c'è Napoli che, vi ricordiamo appunto, dal campo è passato a proteggere la porta delle gemelle, che para un rigore. Il risultato attuale è di 9-21 in favore del Sulmona. Passaggio sbagliato intercettato da Sulmona, che riparte con il numero 10. Da notare come la superiorità atletica del numero 4 del Sulmona gli ha permesso di scavalcare la difesa e di prendere una posizione di superiorità grazie a un fallo commesso nella metà campo precedente. Abbiamo ripreso palla e abbiamo evitato un'eventuale controfuga. Allora Alessio, dato che siamo quasi allo scadere del quarto di gioco, facciamo un po' come le grandi televisioni, come Sky magari, dacci un uomo partita per il Sulmona e uno per le gemelle. Intanto 21-10, accorcia le distanze le gemelle, dacci un uomo partita per ognuna delle due squadre. Secondo me per il Sulmona il numero 2, che da quello che ho capito si chiama, lo soprannome suo è Squalo, Squaletto, che ha segnato più reti di tutti. Corradini, ecco, comunque il soprannome è, appunto, e che ha segnato più reti col Sulmona, appunto. Mentre per Lanciano è un po' combattuta, visto che tra Colavitto e Costantini non saprei chi scegliere, però penso più Colavitto, che non molla mai. Non molla mai. Antonio, per quanto ti riguarda, il tuo uomo partita Telemax, chiamiamolo così. Concordo sul giocatore del Sulmona, è colui che ha portato a segno più reti, mentre per il Lanciano sia Gabriele Napoli che Vittorio Colavitto hanno dimostrato un'ottima prestazione in campo, di non mollare nel momento del bisogno. Adesso Gabriele Napoli, anche in qualità di portiere, sta facendo veramente valere la sua figura, quindi io lascerei ad entrambi il ruolo di uomo partita. Intanto 10-22 il risultato, fischia ancora, riparte l'azione con subito un tiro da parte del numero 11 della gemelle. Cosa è successo? È finito anche il quarto, il gol no, per competenza non verrà segnato e quindi la partita è giunta al termine. Quindi risultato finale 10-22 per Sulmona. Grazie Antonio. Grazie a voi. Grazie Alessio. Grazie a voi. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a tutti per averci seguito.